Fate crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins, link, codice e coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo dello staff di NMF e benvenuti nel team of the Week Prediction numero 12. Prima di iniziare questo video vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video e a commentare qui sotto con i giocatori che avreste inserito in questo team of the Week e che avreste tolto, e motivate le vostre scelte. Iniziamo col portiere Courtois, partita vinta da parte del Chelsea 3-1 fuori casa contro il Manchester City, e 4 parate importanti per il Chelsea che hanno permesso la vittoria della sua squadra, e Courtois è stato uno dei protagonisti. Il primo difensore è Evans, un gol nella partita vinta per 3-1. Ho visto e ho notato che molti DC difensori centrali sono andati a segno, ne ho selezionati alcuni. Il prossimo è Dante, che non segna ma realizza 2 assist nella partita vinta per 3-0. E infine l'ultimo difensore titolare per me, Rugani, per lui un gol nella partita vinta per 3-1. Veniamo al centrocampo. Armstrong, per lui un gol e 2 assist nella partita vinta per 4-3 fuori casa, e la sua carta base è COC, e sicuramente sarà anche COC nella sua versione in form. Il prossimo è Zielinski, un gol e un assist nella partita vinta per 3-1 contro la mia amata Inter, contro un Inter che sembrava fosse uscita da quel periodo buio e invece forse non è proprio così. Il prossimo è Lasne, un gol nella partita vinta per 3-0 contro il PSG, e ho selezionato lui perché ha giocato come esterno, più che altro è un esterno, e quindi mi sono più impuntato su di lui. L'ultimo centrocampista è Royce, per lui nessun gol ma ben 3 assist nella partita vinta per 4-1. Ora veniamo tra virgolette al trio offensivo. Il trequartista è Eriksen, per lui 2 gol e un assist nella partita vinta per 5-0. E io ho scelto lui perché ha realizzato 2 gol e un assist per questo motivo, e secondo me ci sarà sicuramente. Come ci sarà Sanchez, 3 gol e un assist nella partita vinta fuori casa per 5-1. Dovrebbe essere la prima carta TIF di questo foot, e la riceverà secondo me Sanchez. L'ultimo attaccante è Falcao, 2 gol e un assist nella partita vinta 5-0. Veniamo alle riserve. Shallow, scusate la pronuncia, partita pareggiata 1-1 e ben 5 parate per lui che hanno permesso alla sua squadra di mantenere il pareggio. Cock, un gol nella partita vinta per 4-3. Murphy, un gol e un assist nella partita vinta per 5-0. Aieti, 2 gol, scusate, nella partita vinta 2-1. Martin, 2 gol nella partita vinta 5-0. Winla, 2 gol nella partita vinta fuori casa per 3-0. Jorgensen, 2 gol nella partita vinta 6-1. Ideye, 2 gol nella partita vinta 4-0. Sanchez, 1 gol nella partita vinta 2-0. Wagner, scusate la pronuncia, 2 gol nella partita vinta 4-0. Benteke, 2 gol nella partita vinta 3-0. E Traoré nella partita vinta 4-0. Dunque ragazzi, questi sono secondo me gli 11 titolari del prossimo Team of the Week numero 12. Ditemi voi cosa ne pensate di questi giocatori, chi avreste inserito, chi avreste tolto. Motivate le vostre scelte, lasciate un bel mi piace a questo video. Qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!